Cari quadisti, eccoci, finito tutte le gare di giornata, uno scoop, vediamo un Andrea Cesari retro, Yamaha 250 della Quickstep. Caro Andrea, scherzi a parte, due all shot, due per due volte nell'Europeo, soprattutto in gara 2 ti sei ritrovato al comando, hai provato a gestire la gara per qualche giro. E poi attendiamo di sapere dalle tue parole cosa sia realmente successo, perché ti abbiamo visto rallentare fino poi a marciare a passo d'uomo per concludere la gara con dei punti. La seconda manche, la prima della seconda è stata positiva, siamo partiti subito bene. Ho fatto lo shot e ho fatto subito il giro abbastanza tirato, solo che la bandiera rossa mi hanno fermato. Perché il cancelletto di Polon, sì, che non si è accorto. No, è Van Griven. Però seconda, e lì mi sono un po' buttato giù, ho detto bravo lo shot. La seconda sono entrato un po' più convinto ancora e ho rifatto lo shot e solo che alla curva prima che mi passasse il driver, un salto, ho sentito come un suono del genere sul ginocchio e mi si è bloccato il ginocchio. Ed è quanto dopo ho parlato con l'ambulanza, devo essermi uscito e dopo rientrato. E quindi dopo ho provato a tenere duro, ma mi passavano tutti, allora ho mollato. Ma assolutamente inutile rovinare, hai fatto benissimo così. E comunque i nostri complimenti per la grande dimostrazione di classe e di competitività, che parecchi giri in testa all'Europeo in gara 2 è una cosa importante. Sì. Andrea, speriamo che si rimetta tutto a posto, facciamo vedere la parte lesionata, il ginocchio sinistro per Diana. E speriamo di vederti competitivo già dalla prossima gara di Odolo. Va bene. Grande Andrea, grazie. Ciao.